Io non faccio finta di niente, è questo lo slogan gridato dalle oltre 15.000 persone di ogni età che ieri pomeriggio sono scese in piazza a Brescia a tutela del territorio e della salute. Il colorato corteo è partito da Piazzale Arnaldo per giungere in Piazza Duomo, passando per le vie del centro storico della città della Leonessa, ribadendo il proprio no all'inquinamento e la richiesta di bonifiche urgenti per una provincia tra le più martoriate e fragili d'Italia. La grande marcia per il futuro è stata organizzata dal tavolo Basta Veleni. L'obiettivo è quello di sensibilizzare tutta la politica bresciana e non solo. Da Brescia stamattina, oggi, con tutta questa gente partirà un messaggio in cui l'attenzione all'ambiente deve essere prioritaria. Dobbiamo rimettere al centro l'ambiente, perché rimettendo al centro l'ambiente si rimette al centro anche la persona. E di conseguenza, rimettendo la persona al centro, si mette al centro anche quello che è il futuro delle persone. Tanti giovani vediamo in piazza oggi, il futuro è loro e noi siamo qua a combattere anche per il loro futuro. Tutti noi ormai non possiamo più tirarci indietro, il problema dell'ambiente, il problema del suolo, dell'aria, dell'acqua, ormai a Brescia è diventato il problema. Non è più il problema dell'occupazione quello di Brescia, il problema di Brescia è veramente l'ambiente. Allora tutti noi dobbiamo lavorare perché l'ambiente sia un buon ambiente anche per un buon lavoro. Un buon lavoro per un buon ambiente. I partecipanti sono arrivati da ogni angolo della provincia di Brescia. Perché è importante esserci oggi? Perché dobbiamo proprio finalmente affrontare i problemi a Brescia, senza più le remore dei politici che continuano a dire ma il problema c'è, non c'è, rinviare. Questa deve essere una scossa per tutti a Brescia per affrontare davvero e in modo definitivo i problemi che abbiamo, che sono tantissimi. Noi siamo della provincia, siamo di Travagliato, Brescia, la Franciacorta, lo sappiamo tutti che è un po' una terra dei fuochi. È importante esserci perché devono capire tutti che se ci muoviamo tutti insieme forse qualcosa si risolve.